una delle realtà che insomma da anni, no, popolano il paddock del Dunlop Chief è il team rossonero con Roberto Adami. Ciao Roberto. Ciao a tutti, grazie. Allora, è una stagione questa del 2024 un po' particolare per voi, perché siete rimasti orfani di Mercandelli, che per anni insomma ha guidato le vostre moto, tra l'altro giocandosi il titolo italiano da 600, un anno in realtà l'avrebbe pure vinto a pari merito con Stirpe. Quest'anno avete un po' rivoluzionato la vostra lineup perché largo ai giovani è arrivato Francesco Prioli. Allora, come sta andando questa stagione, Roberto? Allora, quest'anno diciamo la scelta è stata anche con la scusa del Dunlop Cup che ha cambiato il pneumatico e abbiamo voluto provare a puntare, anzi il nostro obiettivo è appunto di provare a far crescere dei piloti perché poi vadano altrove, diciamo nel mondiale, in Moto2 o in Supersport 600, e con la scusa appunto di tanti anni di Pirelli abbiamo voluto cambiare anche noi, visto che Dunlop è entrata nel, diciamo, nel CIV, abbiamo voluto provare, diciamo, perché noi senza sì, l'esperienza ce l'abbiamo avuta perché eravamo ufficiali Dunlop con Gregorini gli anni scorsi, però abbiamo voluto provare con un ragazzo che veniva fuori dal National Trophy con Dunlop per trovare un buon accordo, un buon simbiosi tra noi e il pilota, che lui aveva avuto appunto questi 2 anni di esperienza sulla 600. Ovviamente non aveva esperienza nel CIV, che il CIV è un'altra situazione perché i ritmi sono diversi, perché infatti dopo parliamo anche di appunto di Maserati, se ne è reso conto che tra un campionato e l'altro il CIV è un campionato che seleziona. E niente, allora è stata una scelta appunto di affrontarci con dei ragazzi giovani, e appunto l'obiettivo nel primo anno sapevamo che la situazione non sarebbe stata una delle migliori, però diciamo in crescita sì. E poi sai, io sono sempre dell'idea che devono capire che quando fanno un trofeo serve un tipo di allenamento, o sebbene anche non allenamento, perché è più facile anche diciamo a livello psicologico, ti stressa meno. Invece nel CIV è una situazione diversa, infatti anche a Maserati abbiamo visto questo weekend che stiamo affrontando, ovviamente in crescita perché sta crescendo, poi a 16 anni, ma se ne è reso conto che dal Dunlop Cup trofeo al CIV la situazione non è uguale, e sia a livello fisico, a livello mentale, perciò si devono concentrare e preparare fisicamente e psicologicamente, specialmente perché appunto qua tra i decimi e mezzo secondo ti trovi 20 posizioni indietro o 20 posizioni in avanti. Infatti qui a Mugello, per la seconda volta a Mugello quest'anno, il rossonero ha schierato un'altra R6 per Gabriele Maserati, quindi 2 giovani. Senti, parliamo subito di prospettiva futura, ma con Prioli è un progetto a lungo termine oppure state già parlando cosa fare nel 25? No, nel 25 io come tutti gli anni non prometto e non faccio progetti. I progetti li faccio a fine anno perché può cambiare tante cose, possono esserci tanti eventi, tante evoluzioni, ma sia da parte di un pilota che da parte del team, giusto? Perciò io, come dico sempre, a metà ottobre, fine ottobre, metà novembre, allora il programma lì è ben definito, per il semplice motivo che anche noi ci prepariamo e ovviamente i piloti si preparano a affrontare il 2025. Ma questo penso che, anche questo qua è la mia opinione a livello personale, non è bello pubblicare un pilota a metà stagione e cacciar via l'altro anche, capito? Cioè nel senso che anche a livello diciamo morale, se ma io parlerei su di me, se mi dicono che prossimo anno non sono qua, sì, io farei sempre il mio lavoro perché ovviamente le ambizioni del pilota sono sempre quelle, però diciamo si può rompere un po' quella, in qualche modo si può intaccare un pochino, è naturale, fisiologico, cioè. Esatto, bravo, perciò io a tutti, sia a quelli che mi fanno il trofeo e sia a quelli che fanno il CIV, dico a fine ottobre ne parliamo, facciamo un bilancio, vediamo se possiamo proseguire diciamo questa esperienza insieme oppure purtroppo, ma non per, anche per ambizioni, per stimoli,
Perciò, ad esempio, se cambiando team magari un pilota prende più stimolo, cioè, non so se mi spiego. Sì. Parlavamo di R6, chiaramente è un rapporto, quello del tuo team, con Yamaha, che va avanti da molti anni, quindi immagino che col rapporto, il rapporto con la casa di Vata sia un bel rapporto. Sì, sì, bene, cioè, noi da, mamma mia, dal 96 che uso Yamaha, che sono stato pilota Yamaha, eccetera, perciò non se ne discute, e secondo me tutt'oggi è competitiva, sebbene tanti piloti si sono spostati sulla Ducati, perché quella, diciamo, per il momento si vede la moto più gettonata nella 600, però secondo me la moto, almeno io parlo per la mia moto, io la vedo ancora molto competitiva. Abbiamo parlato di CIV, ovviamente 600 Next Generation, ma in realtà l'attività del team rossonero non si ferma al CIV. Avete un bello squadrone impegnato nell'R7 Cup, che è una disciplina frequentatissima, si parla di 40 piloti, e anche lì vi date da fare e vedo che raccogliete tante soddisfazioni. Sì, anche lì è un trofeo, insomma, a me piacciono i trofei, perciò stai parlando con uno che è nato nei trofei, e lì, sai, anche come pilota ti affronti ad armi pari, gomme uguali, cioè non ci sono strategie, le moto sono quelle, cioè non è che uno si possa inventare l'acqua calda su quelle moto lì. E la settimana, non l'8, il 15, siamo giù al Boldoro, no? Con la finale con Yacoi, che sai, lui un po' penalizzato per la sua stazza, per il suo peso, però è veloce, però ci proviamo e secondo me abbiamo delle buone prospettive, anzi incrociamo le dita, va. È plausibile, Roberto, che un pilota come Yacoi, che sta facendo bene nell'R7, possa passare poi con la vostra squadra qui al CIV? Bene, direttamente al CIV no, io sono, diciamo, un po' con i piedi per terra, perché è vero che uno può essere veloce, però secondo me l'esperienza è molto più importante che le gare. Io, come ho fatto con Maserati, con Aquilano, da come la vedo io, anche a livello sia personale e anche per il pilota, per affrontare, cominciando a affrontare moto un po' più importanti, più impegnative, deve essere consapevole di cosa sta usando, anche per la sicurezza, perché la velocità, la preparazione fisica, va a affrontare eventualmente, come ti dicevo, come abbiamo fatto con Maserati, eventualmente faremo delle wild card verso fine stagione, perché entri nell'ottica e se ne renda conto cosa va a affrontare l'anno successivo. E questo è un consiglio mio che io do, però dopo ogni persona, ogni genitore, ogni pilota fa quello che secondo lui è più corretto, ma nello stesso tempo, come si può dire, è a livello anche di sponsor, perché facendo un trofeo, diciamo, hai ambizioni, vedi il tuo potenziale e anche gli sponsor ti seguono al tuo progetto per affrontare l'anno successivo nei migliori dei modi, che sai benissimo che sono troppo fondamentali per gli allenamenti, per tutto, perché sono quelli che ti portano a migliorare anche e ad avere, come si può dire, uno stimolo per cercare di fare il pilota come professione. Sarà è una roba, insomma, un percorso complicato. Complicato, bravo. Anno dopo, però ci si prova. Anno dopo anno è sempre più complicato, perché insomma ci vogliono risorse economiche importanti. Chiudo dicendo, Roberto, una curiosità: perché hai chiamato il team rossonero? Beh, lì, tanti anni fa, io mi ricordo che avevo una moto rossonera e avevo trovato degli sponsor, parliamo nel 98. E niente, e non sapevo, dovevo aprire questa associazione, appunto, che tuttora dal 98 che è attiva, e non riuscivamo. Allora un ragazzino lì, che io gestivo un centro sportivo, e mi era molto appassionato di computer, di cose, allora i computer neanche si usavano, e mi ha fatto il logo e mi ha scritto Team Rossonero. Ho visto il logo, mi è piaciuto anche, appunto, come era disegnato, eccetera. Allora ho detto va bene, perfetto, allora ho aperto in poco tempo questa associazione per portarmi degli sponsor, già per iniziare, già lì è fortuna anche, vero, di affrontare. E poi man mano, però, lì sono quelle fatalità che non ero consapevole di quello che poteva succedere, quello che è successo ogni anno, sai, sono quegli ingranaggi che ogni anno si costruiscono fino a che esce il motore. Qui
Quindi la morale è che il nome del team non l'hai deciso tu, te lo sei, ti è piaciuto? Ah, sì, bravo, esatto. È stata una, come tutte, come quello che piano come il team è successo, è stata una casualità, perché non avrei mai pensato di essere attivo con il team per 24 ore al giorno, cioè sempre 365 giorni all'anno. Era una passione, poi fortunatamente è diventato il lavoro e via, insomma, è così. Bene, io pensavo che Adami fosse milanista, scherzo, ho detto no. Simpatizzante. Sì, adesso per forza. Buon weekend, buon finale di stagione. Crociamo le dita, grazie, 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 ciao. E adesso vediamo la line-up del rosso e nero, la mia destra chiaramente Francesco Paco Prioli, ciao. Ciao a tutti ragazzi. E la new entry, Gabriele Maserati, ciao. Ciao, ciao a tutti. Allora, inizio per dovere d'anzianità sportiva riferito alla stagione da Paco. Allora, hai iniziato quest'anno con una nuova avventura, quindi la 600 Next Generation, col team rosso e nero. Come sta andando? Perché facciamo una premessa, la 600 Next Generation del CIV è veramente forse la categoria più complicata. Eh sì, fa conto che in un secondo siamo rinchiusi praticamente tutti i piloti e quindi scalare posizioni o perderne è veramente facile, questione di millesimi, decimi, veramente è imbarazzante. Il livello è altissimo e primo anno con Yamaha mi ritengo abbastanza soddisfatto nonostante i risultati non siano stati dei migliori, però comunque abbiamo centrato una top 10 e poi purtroppo per diversi fattori non siamo più riusciti a concretizzare, però comunque siamo veloci e i tempi non sono male come primo anno. Primo anno per Prioli a tempo pieno, ricordiamolo, full time, invece che non è full time ma debutta proprio con la squadra, con Rosso e Nero qui a Mugello nel CIV 600, sei tu Gabri. Allora, che tipo di impatto è stato trovarsi nella giungla della 600 del CIV? Vanno tutti veramente forti, io arrivo dalla Coppa Italia dove sono un po' io il riferimento e qua invece devo imparare ancora, ho capito che devo imparare veramente tanto, c'è tanta strada da fare e dai, ieri sono stato in gara con Paco, sono stato un po' dietro a lui, ho imparato tanto da lui e dai, vediamo di fare bene anche in gara 2. Facciamo una domanda comune a tutti e due. Francesco, quali sono secondo te gli aspetti della tua guida che devi ancora migliorare? Ovviamente mi riferisco in sella all'R6, e quali invece dove ti senti più a posto? Allora, guardando la telemetria guido bene, solo che ci manca magari quel chilometro orario, 2 km/h in determinati punti, quindi ti direi velocità in generale. Non ci sono punti in cui pecco o punti in cui sono meglio di altri. Diciamo che sono abbastanza equilibrato, devo solo riuscire a portare un po' più di velocità in curva. Ok, quindi un po' di percorrenza, ovviamente tu Gabri sei proprio la prima esperienza in questo tipo di gare, quindi poi cambiano anche, immagino, un po' no, la postura, il tipo di guida. Ecco, dove ti senti già non male oppure dove c'è tanto da lavorare? Ma dove non mi sento malissimo è l'ultimo settore, il correntaio e la bucine, e invece dove c'è un po' da migliorare è arrabbiata 1, arrabbiata 2, le parti un po' più veloci, che gli altri riescono a portare magari un po' più velocità e riescono a entrare un po' col freno e io invece la faccio scorrere di più, esco un po' più lento. Dunque, un po' di esperienza, ecco. Un po' di esperienza, siamo alla penultima gara qui a Mugello del CIV 2024, quindi sia i piloti che le squadre cominciano a fare un po' di progetti. Ecco, a te Francesco, cosa piacerebbe nel 2025? Continuare l'avventura 600, visto che insomma un anno, no, di esperienza hai dovuto, cosa c'è nella tua testa? A me piacerebbe continuare a correre appunto in Supersport 600, e bisogna vedere sempre gli sponsor e i movimenti di fine stagione, ecco. Io comunque continuerò a impegnarmi al massimo per chiudere al meglio questa avventura e poi chissà, vediamo. E poi sarà l'inverno a deliberare per Prioli. Tu Maserati, dicevi vengo dalla Coppa Italia, ti affaccia al CIV, io credo che tu voglia rimanere poi al CIV. Sì, 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 stiamo valutando anche noi di fare il CIV sempre con Rosso e Nero, comunque stiamo valutando anche perché ci hanno proposto di fare anche il CEV, Stock 600, quindi vediamo un po' di quale strada prendere, ecco. Chiudo con il buon Paco, che effetto ti ha fatto dopo 4 gare da solo dentro il box trovarsi col compagno di squadra? Ah, è bello, in realtà non mi dispiace per niente, almeno c'è un altro punto di riferimento e comunque sia c'è un po' più di compagnia, ecco, non sono più la pecora nera da sola dentro il box, quindi dai, benvenga. Benvenga, allora in bocca al lupo Gabriele per questo, ma ci sarai anche a Imola? Forse sì, non si sa. Stiamo lavorando. In bocca al lupo allora per gara 2 che Mugello, ovviamente per te in bocca al lupo per tutto il finale di stagione. Viva il lupo, speriamo in meglio.